Gentili amici di Riviera 24 e Sanremo On a tutti, buonasera, ben ritrovati. La situazione del tempo è che siamo di nuovo nell'anticiclone delle Azzorre e adesso sta entrando anche quello subtropicale. Vediamo subito la cartina del tempo. Vedete, è una cartina per lunedì, in cui tra domenica e proprio lunedì ci sarà il momento più caldo di questa incursione. Vedete questa colorazione marrone che arriva tutto sul nord Italia e sono già temperature elevate. Altre temperature elevate, ma un po' meno, vedete che arrivano fino qua, quasi sulla Scandinavia. Speriamo che non arriva quest'altra colorazione che vedete tra il Marocco e il Mediterraneo più occidentale sulle Baleari, perché queste sono temperature davvero alte e in qualche caso anche per noi pericolose, ma non dovrebbe rientrare, dovremmo tenerci queste qua. Quindi quest'anno c'è da dire che, a differenza del 2003-2009 e altre annate in cui l'anticiclone subtropicale è durato sulle nostre zone anche 3 mesi, 2003, quest'anno non accadrà questo. Abbiamo avuto una prima incursione circa 10 giorni fa, una seconda la stiamo per vivere e non è detto che sia l'ultima. Prima che di settembre potrebbero essercene ancora una o due, ma finché fa incursioni di 3-4 giorni al massimo ci può anche stare, ma se lo fa poi per 2-3 mesi, quello no, meglio dimenticarselo quest'annata del 2003. Parlando di quest'anno, quindi non ci saranno problemi di cielo. Io direi che da oggi fino a tutto lunedì o martedì il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Di pomeriggio sì, avremo qualche cumulo nell'entroterra. Io le direi che oggi e domani tranquilli, domenica e lunedì potrebbero costruire magari un isolato temporale di calore pomeridiano, serale, ma solo nel medio e profondo entroterra. Parliamo di venti deboli a regime di brezza sulla costa, di direzione variabile a 5-15 nodi al largo, con il mare quasi calmo o poco mosso. Parliamo di temperature adesso. Io direi che minime notturne potranno variare tra 22 e 25 gradi, quindi notevoli, e poi se c'è anche umidità di notte, queste temperature veramente si sentiranno. Ma di giorno, fino a tutto domani sabato, saranno comprese fra 28 e 31 gradi sulla costa, mentre nelle bassure interne potranno guadagnare addirittura 2-3 gradi. La giornata più calda per me sarà domenica, in cui di notte viaggeremo fra 23 e 26 gradi, mentre di giorno sulla costa fra 30 e 33 gradi. Nelle zone interne saranno decisamente superiori. Io non parlo di temperatura percepita perché lo sapete, non la posso sopportare. Lunedì un piccolo calo di 1 grado, non di più, però in qualche caso potrà essere apprezzato. La temperatura del mare tra 26 e 27 gradi, quindi bolle quasi anche l'acqua del mare. È tutto, grazie e buonasera.